Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero all'ascensione è Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero è la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero, Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ma quando prima o dopo? Te lo dico, okay. Ti dico vai. Dopo la comunione. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, l'incoronazione di Maria Vergine in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Preghiera dei fedeli. Preghiera dei fedeli. È lì. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Forma lunga, Marco. Questo è giusto. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Patris illus Deus, Fiat redemptor mundi Deus, Spirito Santi Deus, Santa Trinità sono Deo, Santa Maria, Santa dei Genetri, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabis, Mater Boni Consili, Matis Creatori, Matis Salvatori, Virgo Prudentissima,
Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo putes, Virgo cremes, Virgo fideli, specula lustice, sede sapiense, caso nostra lettice, va spirituale, va sonorabile, va son sedi passioni, rosa mistica, turis adinica, turis eburnea, domone saurea, fede risarca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatis afflitorum, auxilio Christianorum, regina angelorum, regina patriarcharum, regina profetarum, regina apostolorum, regina martirum, regina confessorum, regina virginum, regina antormonio, virginali concetta, regina cela assunta, fissime rosari, regina pacis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato. Osanna. Silenzio. Comunione. Ho dato un cibo. Mi ha messo? Mi ha messo? Comunione, canto finale. Così santa. Facciamo il canto 384, Osanna figlio di Davide. Osanna figlio di Davide, Osanna Redentore, apritevi o porte eterne, avanci re della gloria, adori cielo e terra, l'eterno suo potere. Osanna figlio di Davide, Osanna Redentore, o monti stillate rugena, si dona pane e vino ed offre pace al cuore. Osa
Vergine presso l'Altissimo, trovasti grazia, soccorri i tuoi figlioli, donando il Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri in questa domenica di passione che ci introduce nella Settimana Santa, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come una pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffi di me quelli che mi vedono, storcono le labbra e scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti e sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nelle condizioni di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Messale dice: si proclama il racconto della passione del Signore senza candele né incenso, senza saluto né segno sul libro. Può essere letto da più lettori. Si rimane in piedi, ma se qualcuno si stanca per motivi di età o altro, si può sedere. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di Gesù con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio. Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Invece non sempre avete me. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e laddove entrerà dite al padrone di casa: il maestro manda a dire dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta. La preparate per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io. Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno:
Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì. E lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: Come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via ignudo. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mano d'uomo, e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma neppure su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: Indovina. I servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: Non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori dal cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: Costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo che voi dite. Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato.
Allora Pilato prese a interrogarlo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I sommi sacerdoti, frattanto, gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Per la festa, egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre le concedeva. Allora Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Ugualmente, anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano:
«Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: «Veramente questo uomo era figlio di Dio». C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Tu che sei venuto per salvare tutti, dagli sfiduciati la forza per superare le difficoltà della vita e ai malati il coraggio di affrontare la malattia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che hai sofferto un'ingiusta condanna, dona forza e coraggio a chi lotta per la giustizia e a chi cerca la pace attraverso la riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, fa che tutti ti riconoscano come unico salvatore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri defunti, in particolare Palazzi Rita, Rizzi Luigi e Tessadri Merchio, Zani Francesco e Caterina, Zani Giovanna, Pietro e figli, Felice e Corina, Gritti Mario, oggi il quarto anniversario. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Dio onnipotente, la passione del tuo unico figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi ad un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua volontà. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, Padre, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa nel mondo. Rendila perfetta nell'amore insieme col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Santissima Beatissima Vergine Maria, Giuseppe, suo sposo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono digno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola di Dio. Canto la comunione 277, hai dato un cibo. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida e verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tua mensa così siamo, tieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ignoriamo, Cristo sia pace a Jesus.
La giornata di ieri del Madunù è stata meravigliosa e commovente. Stamattina ho cominciato, settimana prossima porto la comunione ai malati, ma ho cominciato stamattina. Qualcuno mi ha detto che di loro, che ha seguito tutte le messe, 7:30, 9:00, 10:30, e tutta la processione. E anche da casa gli ammalati si sono anche commossi, insomma. Il fatto di essere in tanti, all'altra considerazione, ha fatto bene gli uni agli altri, perché c'è chi si è commosso perché eravamo in tanti, ma anche lui ha dato il contributo perché c'erano. E quindi il fatto di essere in tantissimi è stato particolarmente toccante. Entriamo questa settimana nelle celebrazioni del Triduo Pasquale. Per comodità, già da qualche anno, giovedì santo, venerdì santo e sabato santo, l'orario è semplicissimo, 20:30, non ci si sbaglia più. Giovedì santo la messa in cena Domini, venerdì santo l'azio liturgica e la processione col Cristo morto, sabato santo la veglia pasquale. La celebrazione del sabato santo in assoluto è la più importante di tutto l'anno, è la messa di Pasqua per eccellenza. Pensate che il messale addirittura dice: i sacerdoti possono celebrare anche il giorno dopo, cioè domenica che è Pasqua, possiamo celebrare, per dire che la celebrazione della veglia pasquale è la Pasqua. Di solito tutti gli anni, non so se anche nella tua parrocchia capita, chi chiama il prete e gli dice: ma la messa di sabato sera vale come Pasqua? Che è invece la veglia pasquale, il sabato santo, la sera. Addirittura meriterebbe quella la partecipazione di tutto il popolo che avevamo ieri. Per darvi un'idea, un padre della Chiesa dei primi secoli si chiamava Tertulliano, c'è arrivato uno scritto, c'era una donna che voleva ricevere il battesimo e lui tra i motivi di perplessità che aveva scrive: ma siamo sicuri che il marito la lascerà partecipare alla veglia di Pasqua, alla veglia pasquale? Come a dire che uno che è battezzato, cioè cascasse il mondo la veglia di Pasqua. È curioso, no? Sul foglietto poi ci sono gli orari vari. Venerdì e sabato celebriamo le lodi mattutine animate dai chierichetti, che fanno la differenza anche nelle celebrazioni. Ogni tanto io ci penso, una giornata come quella di ieri, immaginatevi le funzioni senza i chierichetti, sarebbe tristissimo, eh? Mi si racconta che in alcune parrocchie non ci sono i chierichetti e la messa sembra una cosa, è bruttissimo come termine, sembra quasi squallida, però se ci pensiamo, immaginatevi il prete sull'altare con uno, magari una sagrestana vecchia, non lei, né, parlo degli altri paesi, che ti porta lì le ampolline, eccetera. In alcuni paesi è così, insomma, no? Ieri ho detto solennemente che il Madunù va restaurato. Non l'ho detto ieri, poi per tutta l'enfasi della festa, ma pensavo che un'operazione come quella di un restauro del Madunù è addirittura da notizia di archivio, cioè diventa una notizia che finisce in archivio, è storica. L'ultima volta è stato negli anni '80, ad opera del pittore Filippo Alcaini, siamo nel 2024, e se viene restaurata è una notizia storica, cioè che per molti decenni, e rimarrebbe scritto negli annali, rimarrebbe, quindi è una cosa veramente grossa, va fatta con i sacri crismi. E ieri ho anticipato che nelle ricerche che abbiamo fatto ce la caviamo con 7.500 euro, Madonna e angeli. Se arrivano entro Pasqua la restauro, se no dipende come mi gira. Per intanto, l'ho detto ieri, vi dico a cosa siamo arrivati adesso, ve lo dico. Siamo a 2.000 euro, sono arrivati 2.000 euro. Adesso, se per domenica ci sono, parte, sta via un mese. Preghiamo.
Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E buona settimana santa a tutti. Canto finale 464. Ti saluto, Croce Santa. Ti saluto, Croce Santa, che portasti martirio crudele. Ti saluto.